Die italienischen Bauern sind wütend. In ihren Augen ist der Agrarsektor nicht mehr so profitabel wie früher. Dabei galt er einst als eine Stärke der italienischen Wirtschaft. Doch die Auswirkungen der EU-Politik unter anderem zum Schutz der Umwelt sind für die Landwirte noch schwer zu verkraften. Hinzu kommen die billigeren ausländischen Importe. Die Inflation fordert schließlich ihren Tribut. We are an hour's drive away from Rome, and this is one of the main groups that have assembled on the outskirts of the city. They've been here for several days already. They've been sleeping in their trucks, and they're waiting for other trucks to join the protests from other parts of the country. Their goal is to hold a larger rally in the Italian capital in the next few days. They say they don't want to surrender, and they're determined to reach the Parliament building. Die Landwirte protestieren vor allem gegen unlauteren Wettbewerb. Der kriegsbedingte Verzicht auf Zölle auf ukrainische Produkte hat ihren Gewinn drastisch reduziert. L'ultimo anno si è abbassato dello 70%. Perché diciamo aumento dei mezzi tecnici, delle spese che vanno diciamo dai macchinari, come dicevo, a tutto quello che serve per produrre, è calato il prezzo del prodotto, praticamente direi che il guadagno purtroppo non c'è proprio più e rimettiamo dei soldi. Quindi bisogna prendere provvedimenti, farci ascoltare, altrimenti proprio rischiamo di chiudere. Die meisten dieser Landwirte kommen aus Mittelitalien. Non ci hanno più mai ascoltato. Io non credevo effettivamente che si arrivasse così a tanto, però così hanno voluto e comunque noi quando si va via di qui qualcosa bisogna portare a casa perché così non si può più sostenere. Einige der Landwirte haben über 10 Stunden gebraucht, um hierher zu kommen. Doch sie sagen, das war es wert. Bis Ende der Woche werden etwa 2000 Traktoren in Rom erwartet.